No, persone di una certa età non credo. No, ci sono anche persone, cioè non, però diciamo ci sono delle quarantenni, quarantacinquenni. Sì, ma hai capito, no? Com'è? No, una roba lì. Soffro di vertigini. È difficile, però guarda, ti assicuro che ce la si può fare. Nel frattempo abbiamo avuto problemi di audio, quindi tutte le bischerate che avete detto fino adesso si sono sentite molto, molto, molto poco. Quindi dobbiamo ricominciare tutto. Dobbiamo ricominciare tutto? Siamo a ITC Studio a San Lazzaro, vicino al bowling. Abbiamo un sacco di ospiti. Vai, Giulia. Allora, parto da Serena Semigaglia, buongiorno. Buongiorno. Nicola Bonazzi, buongiorno. Buongiorno. Mattia Visani, buongiorno. Buongiorno. Arianna Scommegno, buongiorno. Buongiorno. E manca ancora un ospite che è in arrivo a sorpresa, diciamo a così. Sorpresa, a sorpresa. Siamo già stati qui all'ITC Studio, quindi ne approfitto per ringraziare nuovamente tutto il Teatro dell'Argine che ci sta ospitando, accogliendo, dando da mangiare cose buonissime, mettendoci a fare progetti meravigliosi. Ieri abbiamo avuto l'ultimo incontro con gli spettatori del teatro, prima dello spettacolo Le Supplici, con la nostra ultima, però mettiamo i puntini di sospensione, parola, ovvero la fine. Sì, devo dire che in tutto questo c'è stato anche un aspetto abbastanza interessante, perché i nostri spettatori, che sono dei fanatici, hanno cominciato a fare tutta una riflessione sulle diverse tipologie di applauso che si possono fare alla fine degli spettacoli. Tu hai preso appunti, Giulia? Ho preso appunti, allora praticamente racconto per le nostre, i nostri ospiti, e per chi ci sta ascoltando da casa, e con il Teatro dell'Argine abbiamo organizzato questi appuntamenti prima degli spettacoli del sabato sera, partendo da una parola. Tra l'altro la prima parola, che oramai risale a novembre scorso, era stupore, e oggi su Io Donna, se non erro, c'era proprio un articolo su Stupiscimi, sulla parola stupore. Sì, cioè lo stupore può essere terapeutico, secondo quell'articolo lì. Infatti anche nel nostro incontro prima dello spettacolo a novembre era venuto fuori lo stupore del teatro come terapia. E quindi ieri c'è stato l'ultimo incontro di questo ciclo di 5 incontri con la parola fine, proprio anche sintomatico di questo percorso, ed è venuto fuori una sorta di applausometro, cioè possiamo definirlo così? Allora, che ci racconti, allora, che tipo di applausi hanno identificato i nostri spettatori? Allora, il primo livello, meraviglioso, il non applauso, cioè l'applauso finto, cioè, in cui fa finta di applaudire, però non fa rumore, che così si... Vabbè, della serie non mi è piaciuto, però faccio... Non ho voglia di dire troppo pubblicamente che non mi è piaciuto. Nessuno dei nostri spettatori ha detto che fischia, in ogni caso. Cioè, applaudono se non gli è piaciuto, o non applaudono o fanno finta di applaudire. Esatto. E poi il secondo livello è il tiepido barra timido. Una signora ha detto tiepido e un altro ha detto timido applauso, quindi un po' tipo... La faccia è bellissima. E poi il terzo livello è il mucho calor, quindi con molto entusiasmo, molto enfatico. E poi il 4 invece è l'applauso pecorone, cioè che viene trascinato stringendo voi attori e attrici a uscire anche 4, 5, 6 volte, 8 volte. Cioè diciamo che vedi gli altri che applaudono, dice, esatto, quindi deve essere bello, quindi applaudo anch'io sostanzialmente, cioè segui l'onda. Consapevole. Trascinato. Non posso non applaudire. Se applaudi di te voi, tocca anche a me. Poi? E poi c'è l'impiedi, la standing ovation ovviamente. No. E Arianna, com'era l'applauso di ieri alla fine delle Supplici? Mi è sembrato molto caloroso. Mucho calor. Mucho calor. Ci hanno chiamato tante volte, però non mi sembrava pecorone. No, c'è stato anche un accenno di standing ovation. È vero. E poi c'erano tutti i ragazzi contenti. Quindi no, che tra l'altro i ragazzi ci hanno dato degli spunti per le prossime mise, Bonazzi. Abbiamo notato, infatti ieri commentavamo questo fatto con Giulia, che c'era tutta una strana ciccheria un po' fuori del luogo. Sì, ieri sera c'era un dress code da discoteca, non so. E quindi ci sono venute un po' di idee anche per il futuro, insomma, mi piaceva.
Beh, una volta effettivamente quando si andava a teatro ci si doveva anche preparare un po' come mi vesto per andare a teatro, insomma, mi metto il tacchetto, non mi metto il tacchetto, il taglierino, insomma, queste robe qua. Invece noi oggi proprio... No, ieri paglietta, a go-go, attacco 12, mica ragazzi. Noi, siamo qua a scardinare questa idea del teatro, no? Che come luogo dove bisogna andare vegane, e invece siamo stati veramente screditati. Io devo un nome dalla puntata scorsa, perché nella scorsa puntata io ho tessuto, scusate il gioco di parole, l'elogio dei costumi delle supplici. Ah, perché Caterina è stata mia allieva. Ah, sono molto belli. È orgoglioso, è bravissimo, è veramente in gamba. E come l'hai trovata? Come è finita nelle grinfie di Apia? È finita perché attraverso Brera, diciamo, è arrivata tra i ragazzi che ancora c'era Ringhiera e si avvicinavano per cercare di fare esperienza. E così è stata. Poi quando ho visto il suo book, avrà avuto 23 anni, 24, sono rimasta così, ho detto, questa ragazza è proprio brava, brava, brava. E quindi, se sei disposto a farti il mazzo, quello è il seguito, e trattandosi di Atir, ed è cominciata la collaborazione. E Arianna, come ci si trova in uno di quei costumi? Ma molto bene, perché all'inizio, abbiamo anche un tacco che non so se la gente vede, che è mi sembra almeno 10 sicuramente. Quindi anche voi dopo... 50 anni. Però devo dire la verità che sono molto, aderiscono molto al corpo, però ti permettono di fare tante cose, di essere più personaggi anche, perché poi se dopo magari parliamo un po' dello spettacolo, ogni attrice interpreta anche più parti. E tu fai anche delle, cioè diciamo che è uno spettacolo con 7 attrici, sì, dove interpretate anche le parti maschili. Le parti maschili. Sì, sì. Tu che parte maschile hai? Io faccio Teseo, interpreto Teseo, che è, insomma, non so se si può dire, non è il re, lui è il capo della democrazia di Atene. Però come si dice il capo? Una sorta di presidente. È presidente. Diciamo una repubblica presidenziale. E lui è il come era Draghi, come la Meloni, sostanzialmente. Esatto. Sì, sì, e lui è anche proprio il fondatore di questa democrazia. Insomma, poi si sviluppa tutta la vicenda con i corpi degli eroi che sono morti alle porte di Tebe, che gli argivi richiedono. Serena, cosa hai detto alle tue attrici per calarle nelle parti maschili? Che indicazioni gli hai dato? Ma guarda, non è che ci fosse così bisogno di dargli indicazioni per calarsi nei ruoli maschili. Sono funzioni, quei personaggi, il maschile o il femminile, probabilmente nella dimensione epica anche quello è narrato, non è di natura minimamente realistica né naturalistica, quindi si tratta di capire qual è la strada di quel personaggio, che cosa rappresenta, che cosa racconta. E anche lì il maschile ti diventa magari muscolare, nel caso di Teseo è questa faccenda della muscolarità tipica della giovinezza, la democrazia allora era giovane, è invecchiata nel giro di un secolo, cioè è giovane ed è morta in un secolo, quindi ti fa pensare, forse la parabola democratica è sempre di una giovinezza che brucia, perciò devo dire che non c'è stato il problema di genere. E l'altro aspetto che mi incuriosiva è perché siete andate a scegliere un testo che, diciamo così, nella storia delle messe in scena non viene frequentato così sovente? Cioè, che cosa vi ha appassionato? Guarda, mi ha appassionata, l'ho incontrato casualmente sulla mia strada e l'ho sentito talmente attuale, che andava a sollecitare tutte le domande che mi facevo su dove siamo, su che cos'è la democrazia nella quale viviamo e anche la dimensione, lo sguardo sulla guerra, il ragionamento sulla guerra, che non è, va detto che ho fatto prima Troiane, quindi
Mitroiane, Euripide piange la guerra, è tutto più in qualche modo sistemato, quindi da parte delle vittime ovviamente c'è un discorso di pathos e di compartecipazione del dolore importante. Qui mi ha affascinato tantissimo il fatto che Euripide non si occupa di questo, è strano per un greco, si occupa di fare dei ragionamenti, tra cui anche il paradosso che le stesse madri che a buon diritto richiedono il corpo dei figli che hanno subito un lutto atroce sono le stesse che scatenano il lutto di altre madri, perché per restituire i corpi scatenano una guerra. Ecco, andare lì nel fondo di quella contraddizione della violenza mi è sembrato importante farlo oggi più che mai. Ho cominciato a lavorarci ben prima che scoppiasse la guerra in Ucraina, ovviamente, ma tanto non c'è bisogno di avere la guerra per no. avere ovunque guerra da quando io ricordo, c'è sempre stata più di un focolaio di guerra, ecco, quindi è straordinariamente attuale e non è emotivo. Questo mi ha affascinato molto. Sì, c'ha i momenti emotivi per chi conosce il testo, però è soprattutto una profonda riflessione. Arianna, tu come ti sei calata in questo testo? Ma devo dire che la cosa più forte che abbiamo vissuto da subito è questo lavoro sul coro, che con Serena veramente è un'esperienza rara, perché non ti capita spesso di avere occasioni dove lavorare così sul coro. Serena lavora tantissimo da sempre, noi siamo insieme da quasi 30 anni, e è proprio nella tragedia il coro è la voce principale. Quindi riuscire a trovare un'armonia con le proprie compagne, costruendo una narrazione appunto che porta un pensiero, un ragionamento intellettuale, dove non devi solo lasciarti trasportare, io magari caratterialmente sono un po' emotiva, così, no? Invece lavorare sul ragionamento, sulla strategia delle parole, sulla stratificazione dei sensi delle parole, è stata una bellissima immersione insieme alle altre. A proposito di parole, è un testo riattualizzato, possiamo dire così, cioè un testo molto contemporaneo, molto vicino a noi. Come è stato fatto questo lavoro di aggiornamento del linguaggio? È stato un lungo lavoro, nel senso che intanto ho chiesto una nuova traduzione. Questo lo faccio quasi sempre, quando faccio testi classici, compreso con Shakespeare. Penso di aver messo in scena solo un'unica versione, quella di Quasimodo del Romeo e Giulietta, quando avevo 20 anni. Poi da lì, ogni volta che affronto i classici, ho proprio bisogno di avere una nuova traduzione, anche un modo per studiarlo, E per riapritelo, riconsegnartelo più tuo, e su questo ho chiesto a Nicola Fogazzi e alla Maddalena Giovannelli. Poi ho lavorato con Gabriele Scotti, che è un drammaturgo, e io e lui abbiamo lavorato alla apertura di riferimenti, nel senso che abbiamo cercato nella letteratura del passato e soprattutto del Novecento pensatori che in qualche modo avessero riflettuto sugli stessi temi e sugli stessi nodi che Euripide pone lì. E quindi abbiamo preso qualcosa di Cioran, lui ha fatto un grandissimo lavoro di ricerca di materiali, ovviamente c'è Machiavelli, e abbiamo giocato a inserirli. Non sono molti, nell'insieme sono un 10%, il 90% Euripide, però sono quel 10% che crea quel ponte definitivo fino a noi. Io sono sicura che ho rispettato totalmente Euripide, tant'è che se le persone non lo sanno, non lo riconoscono, non si accorgono. L'abbiamo aggiunto Cioran, ad esempio. Cioran va sul finale di della battuta di Adrasto, personaggio straordinario Adrasto, il fallito, il perdente proprio, e ho voluto aggiungere Cioran che dice, ma non te ne accorgi, sembra Euripide,
l'uomo, l'unica soluzione possibile è che l'uomo impari a perdere. Solo imparando a perdere smetterà di essere il mostro che era finché si affannava a trionfare. Questo io credevo fosse Rocky Roberts, bisogna saper perdere, non sempre si può vincere. Vedi i riferimenti culturali come cambiano. Guarda Oliviero, guarda. Che emozione. Vabbè, scusate. Giusto, 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 sì, sì. No, anche la cosa, se posso permettermi, di inserto di Machiavelli è straordinario, perché Machiavelli sembra in qualche modo forse uno degli autori che avete inserito, sì, quello più eccentrico, e anche linguisticamente invece siete riusciti a renderlo totalmente coerente con la scrittura, e anche nel momento in cui arriva quell'inserto lì è perfetto, insomma, sul capo, che poi deve sapere entrare nel male, deve sapere essere capace di fare cose crudeli, insomma, quindi, no, devo dire che è stato, cioè, quello spiazzamento che però regala qualche cosa di più, insomma, regala spessore anche alla drammaturgia. Quindi devo dire che quando io ho colto quello, quando l'ho colto, insomma, è stata una bella sorpresa. Sì, poi come pazzesco, come certi materiali, quando li metti vicini, vedere Euripide che tranquillamente scivola dentro Machiavelli, certo, e Machiavelli dentro Euripide, io forse sono un po'... mi dirà che sono un po' pesante intellettuale, però per me è un godimento, perché vedi che il pensiero cerca sempre, su certi nodi, il pensiero, da dovunque arrivi, cerca di spiegarsi queste grandi faccende, e questa poi è grandissima, perché Euripide è come se avesse intuito che probabilmente la democrazia non esiste, fa parte delle utopie. Noi gente del Novecento dice il comunismo, no? Il comunismo reale, altro che, cioè, la democrazia è un fatto che, quindi taccio. No, beh, gli antichi sapevano che la democrazia non è data per sempre, che la politica dei cicli, che la democrazia può degenerare in populismo, può degenerare, e che il populismo porta verso la tirannide. Questo era il ciclo che avevano in qualche modo delineato, e di cui evidentemente anche Euripide in qualche modo era consapevole. E sapevano benissimo che la democrazia ateniese era fragile, ovviamente, perché sennò non avrebbero messo in piedi tutte le tragedie in cui si discute, per l'appunto, come capita nelle Suppliche, del senso profondo della democrazia. Infatti, dopo finisco questi tipponi, quella cosa che dice Oliviero è molto interessante, anche il rapporto appunto a questa a coniugare Machiavelli con Euripide, perché Machiavelli è stato un grande lettore di Polibio, che diceva questa faccenda dei cicli, e quindi lì probabilmente poi si riconduce anche a Euripide, quindi ci sono dei nodi di pensiero, come dicevi, che ritornano di epoca in epoca, e come dire, è il fatto che tu li abbia resi in questa drammaturgia così vicini, ci fa capire quanto davvero in realtà siano vicini, insomma. Sì, anche il tema di il potere e la narrazione del potere. Probabilmente il potere in sé non è dato conoscerlo, noi conosciamo la narrazione del potere, che in qualche modo è già manipolazione. Anche questo tema è incredibile, ma Euripide lo tocca, perché figurati, sembrano i TED americani, la sfida tra l'ambasciatore spartano e Teseo, però anche lì di che cosa stanno parlando? È tutto narrazione, non è... azione concreta. Poi l'azione concreta è la guerra, sono i morti, sono anche questo è un tema fortissimo per noi, perché tutto il potere nostro oggi si narra, non lo vedi, si narra. A volte lo si vede, ogni tanto capita. Giulia? No, è molto... Quella che hai appena citato è una delle scene che a me ha colpito veramente di più, anche perché si mette in discussione, si parla anche di quelle che sono le competenze che oggi richiede la democrazia o lo sviluppo della democrazia.
Ok, è stato uno spettacolo secondo me molto, molto incisivo e anche il pubblico è uscito entusiasta, infatti l'applausometro era secondo me molto alto e c'erano anche dei ragazzi. Come entra in dialogo uno spettacolo di questo tipo con i più giovani? Come arriva ai ragazzi uno spettacolo così? Ma devo dirti, allora io non ho potuto vedere, credo che abbiamo fatto una scolastica a Milano. Abbiamo fatto una scolastica, anche a Bergamo abbiamo fatto una scolastica e abbiamo fatto anche gli incontri dopo. Quindi forse Arianna ne ha più una percezione concreta. Ma devo dire che gli incontri dopo lo spettacolo sono stati molto ricchi, in particolare a Bergamo. Noi eravamo lì a ascoltare i discorsi che facevano i ragazzi, erano interessatissimi. A Milano, che il Teatro Carcano tiene quasi 1000 posti, non è volata una mosca. Ma noi ci siamo dette, sì, noi siamo state brave, lo spettacolo è bellissimo, perché veramente lo spettacolo è bellissimo. Però... Tu non sei parte in causa, no, cioè non c'è un conflitto di interessi. No, sono sincera, quello che c'è tutto fuori. No, però, secondo me, loro, i ragazzi... riconoscevano qualcosa che gli apparteneva. E tante volte noi pensiamo che magari, soprattutto adesso, che c'è anche l'astensionismo, la gente non ha neanche più voglia di andare a votare, però probabilmente ci sono certi temi che forse nei più giovani risvegliano una scintilla dentro di ragionamento, perché c'era proprio il silenzio di chi ascolta quello che stai dicendo, perché è interessato, chi è sul palco la sente la differenza. E mi ha colpito che quando ci sono i ragazzi c'è un silenzio diverso, giuro. Sì, sì. Perché... Io per quanto mi riguarda penso sempre alla Peter Brook, insomma, che quello che facciamo debba interessare, possa interessare anche i ragazzi. Non faccio molta distinzione di pubblico. Quindi immagino che siano argomenti che anzi mi stanno a cuore assolutamente, perché il loro futuro. Sì, ma poi pensate durante la pandemia quanti ragazzi si sono sentiti, come dire, traditi, tutta la questione del vaccino, tutto questo, no? Che metteva in dubbio, siamo una democrazia, se mi obbligano a fare il vaccino e poi devo stare a casa per proteggere mio nonno, è perché è quella scena, quella che dicevo, l'unica veramente di emotiva, di pathos classico come siamo abituati, che è quello tra Evadne e Ify, il padre, no? È la ragazza, ed è l'unica presenza giovane dentro al testo, quindi rappresenta i giovani Evadne, questo è Euripide, dice al padre: tu non mi capisci, sei ottuso. E anche lì sembra dire che i giovani sono, cosa offre una società di questo tipo a un ragazzo? Ecco, Evadne rappresenta questo, che non è un bello stare nelle contraddizioni di quella società. Quindi penso che i ragazzi siano come interessati ai problemi della democrazia. E allora adesso abbiamo un ingresso a sorpresa e io nel frattempo introdurrei Mattia Visani. Buongiorno, perché ti abbiamo chiamato qua? Non lo so. Che cosa fai nella vita? Raccontaci, facci vedere qualcosa. Faccio l'editore, sono editore di Q-Press e pubblico questi magnifici libri. Ho potuto portare solo questo oggi perché... Non è vero, non l'hai portato, era già l'hai trovato qua. Non è vero. In realtà sono stato minacciato di bullismo da Bonazzi e da Paolucci. Se avessi portato gli altri libri mi avrebbero bullizzato. E quindi a questo punto ti posso bullizzare io. Perché questo è un bellissimo libro che abbiamo fatto insieme al Teatro dell'Argine, Futuri Maestri, una magnifica copertina in cui sicuramente tutti si potranno riconoscere.
bella, bella, bellissima. E niente. No, raccontaci, dove hai sede? Che cosa, che so che adesso ne è aperta anche un'altra. Raccontaci un po', dove è la casa editrice? La casa editrice è di base a Imola, dove è nata. Recentemente abbiamo aperto una sede anche a Bologna, grazie appunto al comune di Bologna che ci ha dato uno spazio molto bello nel centro storico, una bellissima cornice, e che sicuramente che cercheremo di rendere uno spazio vivo, e anzi prendo l'occasione perché insomma cominceremo con una presentazioncina dei quaderni di regia di Beckett il 17 di marzo, insieme ad Agorà, Scarlini, Cauteruccio, Correnzo, Franca Bandera, che modererà la conversazione. Prendo l'occasione per spoilerare, per invitare tutti quanti, ovviamente. E quindi sì, abbiamo due sedi e questo insomma ci permette di essere ancora più presenti sul territorio, dove ovviamente è sempre importante avere radici, perché poi siamo sempre come dire attività reali, non siamo solo come dire web e comunicazione, e diciamo ci sono diventato anche, come dire, il nostro lavoro è fatto di relazioni e di essere presenti, diciamo, nel territorio che abitiamo, e sperando di fare qualcosa di buono per il territorio. E su cosa state lavorando adesso? Su quali testi state, allora, stiamo, avete messo mano? Allora, stiamo concludendo il progetto dei Theatrical Notebook, diciamo il Beckett, che è un progetto entusiasmante perché portiamo degli inediti, di Samuel Beckett, i suoi taccuini di regia, insieme a nuove traduzioni dei testi dello stesso Beckett, che vengono poi da un altro percorso, che non è il percorso, diciamo così, letterario, che Beckett poi appunto aveva, ma vengono dal percorso teatrale, dalla messa in scena. Sono i suoi adattamenti, scritti in inglese, appunto, a differenza dei suoi capisaldi, che sono scritti in francese, e vengono, come dire, mettono le sue radici, proprio le loro radici nel palcoscenico. Sono le prime traduzioni che sono in commercio da quelle di Einaudi, Fruttero Lucentini, quindi anche questo è un piccolo evento che non bisognerebbe sicuramente trascurare, prima ancora del Meridiano di Frasca, perché sta uscendo il Meridiano di Beckett tradotto da Gabriele Frasca, quindi sono, devo dire, è un momento sicuramente molto felice per la cultura becchettiana e la ricezione becchettiana in Italia, tanto che stiamo realizzando un pacchetto di pubblicazioni proprio dedicate agli studi becchettiani, con la biografia di Nolson, il Beckett Canon di Rubicon, il testo di Beckett di Alanastro. Però ovviamente non si ferma a Beckett la nostra produzione. Stiamo lavorando molto anche sul versante cinematografico, ma per stare sul teatro sicuramente stanno uscendo i testi di primo volume del teatro di Heiner Müller, sta uscendo il teatro di Chekhov curato da Fausto Malcovati, il mese prossimo saremo a Londra per intervistare Ken Loach e, diciamo così, aggiornare il volume che pubblicò la Ubu Libri alla fine degli anni 90 sul libro intervista a Ken Loach. E stiamo ripubblicando il mitico schermo demoniaco di Lotte Eisner dopo Murnau e dopo Fritz Lang. Stiamo pubblicando l'opera Tutti gli scritti di Bunuel. Insomma,
Non vi state annoiando, insomma, cioè, no, no, ne abbiamo da fare. Un bellissimo testo questo sul pre-cinema di Etienne Gaspar Robertson, sulla la fantasmagoria, sulla sua memoria, insomma. No, non ci annoiamo. E dove si possono comprare questi libri? Si possono comprare sul sito di Q Press, su tutti gli store online e in tutte le migliori librerie. Ok, nel frattempo è arrivata l'ultima ospite di questa puntata, Giulia. Igiaba Scego, buongiorno. Buongiorno. Fatto un buon viaggio? Sì, un po' in ritardo, però insomma bene. Noi qualche settimana fa avevamo avuto ospiti qui al Caffè di Bolzano, i ragazzi di Teatro Sotterraneo, che avevano fatto uno spettacolo sulle parole intraducibili, parole che arrivano da altre lingue e che non sono traducibili. Giulia, che libro hai in mano? Allora, io ho l'ultimo libro di Igiaba Scego, Cassandra Mogadiscio, di Bompiani. Faccio vedere, non so se si vede. Si vede, è bellissimo. Ed effettivamente tu all'interno di questo libro racconti della tua storia fondamentalmente e racconti di una parola che è intraducibile forse. Io non so bene se racconto la mia storia, in realtà io sono la traduttrice e fonte di questa storia, perché è una lettera che scrivo a mia nipote Soraya, che vive in Canada, che non parla somalo, lei è madrelingua francese, e le racconto di mia madre, non solo di mia madre, della diaspora. E raccontandoli, e si intrecciano le lingue, io scrivo in italiano, esce fuori il somalo ed esce fuori tutto l'intreccio diasporico che abbiamo in famiglia. E la parola intraducibile, ce ne sono parecchie, però diciamo che io ho voluto lavorare lasciando il somalo fluire perché volevo far capire un po' il lessico familiare e non ho voluto mettere un glossario. E ci tenevo che lettrice e lettore entrassero dentro questo lessico familiare. E la parola intraducibile è girò. In realtà non è intraducibile, è traducibile perché si trova in qualsiasi vocabolario, persino in Google Translate, significa malattia in somalo, però in questo libro la uso per spiegare il post-trauma bellico in un certo senso, perché effettivamente la Somalia ha vissuto più di 30 anni di guerra civile, 20 anni di dittatura militare, ancora prima il colonialismo, e i colonialismi, perché non è stato solo uno, c'è stato quello italiano, quello inglese, quello russo, quindi effettivamente è un paese che è stato lacerato. E quindi volevo spiegare a Soraya e a lettrice e lettori chiaramente cosa succede in una famiglia diasporica. Questo libro di fatto è una fotografia di una famiglia diasporica, perché la gente, spesso anche i miei amici mi chiedono come fate, quando vi vedete. Effettivamente è molto complicato, perché ognuno di noi vive in un paese diverso, perché il paese origine, diciamo, esploso un po' come Superman, esploso il pianeta, e quindi a un certo punto devi trovare altri luoghi che diventano i tuoi luoghi. Io sono nata a Roma, mi sento romana, però ecco, io sono l'unica italiana della famiglia, altri sono somali, altri sono americani, statunitensi, canadesi, inglesi, svedesi, quindi danesi. Quindi è interessante, no? Allora, con che lingua parliamo, chi siamo? E a un certo punto ci sono anche quanti siamo quindi ho cercato di riassumere con questa parola giro i nostri tormenti, però questo è un libro non di malattia ma di cura. E infatti lo dici anche spesso, non siete delle vittime. Assolutamente no, anche perché a me il vittimismo non piace proprio, anche, e poi l'ho visto anche proprio nelle persone, non solo della famiglia, ma anche somali in generale, cioè vivi con questa guerra civile addosso da tanto tempo,
E comunque sei resiliente, è una parola che si usa spesso adesso, però è vero, resisti, sorridi, e cerchi di tenerti a galla, no? E in una situazione spesso impossibile. Quindi, e non solo quelli della diaspora, penso anche quelli del paese di origine che devono affrontare il terrorismo, che devono affrontare ancora i disagi di una guerra che non finisce, perché noi siamo abituati dai libri di storia, che ci hanno un po' mentito, devo dire, a date che iniziano e finiscono delle guerre, no? E in quelle date noi pensiamo che c'è stata una giornata della vittoria e poi è finito tutto. In realtà le guerre si sono sempre trascinate. Pensiamo alla prima guerra mondiale, pensiamo anche alla seconda, il 1946-1947, in tutta Europa sono stati anni di guerra civile. E effettivamente, questo io lo vedo in Somalia, sono guerre che non finiscono, no? Che si trascinano, che non si risolvono. E questo te lo porti effettivamente addosso. Sì, forse c'è anche da aggiungere che le guerre non finiscono e negli anni successivi alla seconda guerra mondiale, per esempio, milioni di persone sono state costrette a spostarsi, ad abbandonare le loro case. Credo che questo sia poi un aspetto delle guerre che non finiscono. Esatto, perché io sono figlia di rifugiati che sono dovuti andare via negli anni 70, non per una guerra, ma per una dittatura militare. Poi dopo il ritorno è stato impossibile per la guerra e altre persone della famiglia sono venute, diciamo, in Occidente, non solo in Occidente, molti sono, spesso si va in prossimità, no? Molti parenti sono da Nairobi, per dire. E, però ecco, io volevo proprio far vedere, e questo la lingua italiana in questo libro mi ha aiutato tantissimo, costruire, diciamo, una struttura in cui si danza in un certo senso tra un tema e un altro. Io lo definisco il mio libro dello specchio rotto perché è fatto tutto a frammenti, cioè in realtà uno potrebbe cominciarlo a qualsiasi punto. Questa lettera, anche Soraya, non lo, quando riuscirò a tradurglielo, potrà cominciare, sì. Perché lei giustamente sta imparando. Non ho ancora letto, no, il libro. Gliel'ho letto io, cioè gliel'ho tradotto, e lei sta imparando l'italiano, però ci vorrà tempo. Ha detto, non vedo l'ora che esca in francese o in inglese, così posso. Ha detto, lo regalerò a tutti i miei amici. Io ho scelto Soraya tra tutti i nipoti, perché lei anni fa, quando era piccola, insomma a 14 anni, aveva fatto un film dove interpreta una modella, in realtà la modella da piccola, quindi la modella quando era pastore, una Loris di Ria, non so se ve la ricordate. Io l'ho conosciuta anche molto bene, pubblicato la sua autobiografia quando era in Gazzanti. Ah, del Fiore del Deserto. Esatto. E mia nipote, visto le coincidenze, ha interpretato Loris di Ria da piccola nel Fiore del Deserto, nel film. Però a me la coincidenza che ha colpito è che entrando nel corpo di una donna che la conosceva, paradossalmente entra nell'esperienza di mia madre, di sua nonna, perché mia mamma era effettivamente una pastora, lo è stata fino a 9-10 anni, insomma, e questo libro nasce effettivamente da un'intervista che faccio a mia madre, e all'inizio doveva essere un articolo per il De Martino, che è una rivista di storici orali, e in realtà è diventato un libro, e infatti, perché all'inizio avevo proprio l'impossibilità di come raccontare tutto quello che mia mamma mi raccontava, non era facile trasporre l'intervista, e effettivamente l'intervista è diventata tante cose in questo libro, entra ma anche esco fuori dall'intervista. Allora, forse è bene raccontare chi è Loris di Ria, perché nessuno forse di sì. voi lo sì, sa, sì. È una ragazza, ormai una donna di origine somala, che a un certo punto viene scoperta mentre fa la cameriera in un locale di Londra da un fotografo, diventa una delle modelle più famose, più pagate del mondo, e in questo libro racconta la sua esperienza e racconta l'infibulazione a cui è stata sottoposta e tutti i traumi che tutto questo ha comportato. Uno dei primi libri che racconta questo tipo di pratica e le sue conseguenze, e da questo punto di vista è stato un libro importante, è stato tratto anche un film, e questo è appunto il film dove tua nipote fa Loris di Ria da giovane. E anche Loris da ragazza aveva vissuto in Somalia prima di andare a Londra. Comunque l'ho conosciuta anch'io, quindi abbiamo questa cosa in comune.
Altra domanda, c'è Cassandra nel titolo. Sì, c'è Cassandra, e Cassandra chiaramente evoca tante cose, evoca l'Occidente, perché effettivamente io sono una scrittrice africana, europea, quindi in realtà in bilico tra due mondi, però sono una donna occidentale, cioè non è che posso inventarmi chissà quale identità, quindi io sono stata scolarizzata in Italia, sono nata in Italia e in realtà mi sono nutrita prima di conoscere Chinua Achebe, di abbracciare gli scrittori africani che amo molto, però ho abbracciato tutto quello che è il canone occidentale, quindi mitologia greca, Omero, Virgilio, e Cassandra in qualche modo evoca per me, chiaramente non solo per me, la guerra, no? E soprattutto la voglia di denunciare questa bruttura che come specie animale ancora facciamo e non smettiamo, continuiamo a farle. Adesso ci sono circa 59 conflitti nel mondo e sono veramente tanti. E Cassandra in qualche modo mi ha anche aiutato a parlare di Mogadiscio, perché io Mogadiscio la conoscevo poco, ero andata tante volte da piccola, però poi è scomparsa, quindi il mio ricordo è di una Mogadiscio come era prima della guerra. Oggi c'è un'altra Mogadiscio che non è la stessa, e quindi per me il parallelo con Troia, ma anche con le altre città che sono morte nel frattempo e alcune non sono ancora risorte, per esempio Kabul, Aleppo, insomma era molto forte, Sana'a per esempio, Yemen, quindi per me era proprio parlare, Cassandra mi portava a parlare non solo di guerra ma di donne dentro la guerra e di città in guerra. Serena, stiamo parlando dei temi del tuo spettacolo, ma voi vi conoscevate? No. Vabbè, vi presento. Giulia, fai le presentazioni come si deve, perché... Però ci siamo sentite, comunque piacere. Le suffici di cosa parla? Pensa che io da bambina, nei fine anni 70, sono stata un anno a Mogadiscio e sono tornata poi l'anno dopo, perché proprio nell'ambito del colonialismo italiano, mio papà era un professore di ingegneria chimica e il governo italiano aveva fatto un programma per cui si andava alle università a insegnare e sono stata un anno a Mogadiscio, mamma mia che paese. L'anno dopo c'era già, cominciava la guerra civile, infatti non ci hanno fatto stare a Mogadiscio, ci hanno mandato in un'enclave protetta, e per una bambina che veniva da Milano vedere quel mondo, quel posto è stato fortissimo proprio. E poi dopo anche negli anni ho cercato di recuperare, mi piacerebbe moltissimo andare adesso. Infatti, ma adesso com'è la situazione? Scusa, che sono curiosa, non lo so. No, è come la canzone Vasco Rossi, l'equilibrio supera la follia, perché c'è tanta gente che ritorna, che apre cose, ristoranti, bar, eccetera, però nel frattempo c'è anche il terrorismo di Al-Shabaab, e quindi ci sono attacchi terroristici, uno degli ultimi sono morte più di 100 persone, quindi non so, è sempre molto in bilico, ecco, non direi che non è più la guerra civile, ma non è nemmeno la pace, sta in mezzo. Sì, questi sono i temi che lo spettacolo affronta, a proposito anche, ma il sistema politico è? Democratico, c'è un presidente, c'è stato anche un avvicendamento di presidenti, questo è stato molto positivo, però il problema è che ci sono tante persone che si sono arricchite durante la guerra, quindi non vogliono mollare quell'economia di guerra, è molto complicato, è uno dei paesi più complicati del mondo, direi. Sì. Sì, e anche per certi aspetti sembra un posto molto antico, molto arcaico, ma è anche un modo in cui si sperimenta il nuovo ordine mondiale, con delle zone che restano a lungo al di fuori di un ordinamento statale in qualche modo, dove possono evidentemente succedere cose che in altri luoghi non possono succedere. La Somalia per tanti aspetti è stata utilizzata in questa chiave.
Ma sì, sì, è un paradigma, come dico io, l'ho detto anche in un video di Don Piani, perché è una delle prime guerre dopo la caduta del muro di Berlino, e ce ne sono state una sfizia di guerre ex Jugoslavia, c'è stato il genocidio in Ruanda, e c'è sempre il Congo, quindi c'è sempre, e c'era la Somalia, quindi in un certo senso nasce dalla fine di quel mondo, e però è una guerra che ha mutato anche di forma, no? Come muta forma dei libri fantasy, è effettivamente complesso ed è vero, c'è qualcosa di molto antico ma anche di molto contemporaneo. Altro tema che tu hai toccato, tu hai detto: io sono una donna occidentale che però ha anche tutto un background in altre culture. Da questo punto di vista della scrittura, la situazione in Italia negli ultimi anni è molto cambiata anche grazie al lavoro che hai fatto tu. Ah sì sì, non solo io. Devo dire che noi dobbiamo ringraziare due persone in particolare. Uno è Antonio Campobasso, che ha scritto Nero di Puglia negli anni Ottanta. Io non so, penso che sia fuori catalogo il libro. E poi Pap Kuma, che aveva scritto Io, Venditore di Elefanti, proprio per caso tanto. Sì, sì, no, perché sì. È un'altra persona che conosco. Esatto, esatto. E devo dire che da lì ci sono avvicendati moltissimi scrittori, così come la Ebri, Karim Medrev. Poi anche molte persone che hanno lo stesso mio background, cioè che sono figlie di migranti, quindi Cristina Lefara, Gabriella Coromilla, Gabriella Germandi. E oggi, allora, c'è stata una fase in cui poi non si è portato avanti quel tipo di scrittura, una fase in cui l'editoria è stata un po' curiosa e quindi chi come noi ha cercato di sopravvivere, no, al calo di attenzione delle case editrici. Alcuni di noi sono sopravvissuti, altri purtroppo no. E sopravvissuti intendi come scrittori? Come scrittori, sì, sì, sì. No, mi inquietava questa cosa qua. No, cioè, no, che gli editori non siete così cattivi, no, ma gli avvisami che ogni tanto sterminiamo. No, una squadra di polizia. No, non volevo dire questo, no, dico come scrittori, cioè non è stato dato forse molto spazio, e soprattutto agli scrittori uomini. Questo è una cosa che ho notato. Cioè, tu stai dicendo che in questo ambito è più facile per le scrittrici che per gli scrittori. Adesso sì, adesso c'è una nuova effervescenza molto interessante, secondo me. Tante nuove giovani scrittrici che hanno tra i 20 e i 30 anni, Speranza Cusimana, Jara Khan, Nadesh Oyangoda, Karima Adjoji ha fatto appena adesso un libro con Fandango, e devo dire che vedo un'effervescenza soprattutto femminile, e uomini sono pochi. A me viene in mente soltanto Antonio Di Chele e tanti che conosco che vorrebbero avere un'occasione, però è molto faticoso per i ragazzi, e quindi magari vanno a fare altre cose, il pop. Mi chiedo come mai l'editoria sia un po' restia a pubblicare ragazzi neri, ragazzi di origine araba, ragazzi di origine dell'est Europa. Questa è una domanda che mi faccio spesso. Mentre invece c'è più sensibilità per il versante femminile. Anche perché c'è anche molta voglia delle donne di raccontare, perché si è incontrata però con molta voglia degli editori di pubblicare, e quindi adesso vedo questa effervescenza, però deve continuare, cioè non deve essere una moda. Come ha detto Alice Diop, che è una regista francese, che ha vinto Saint-Omer, la Cesare, veramente strepitoso, che poi dialoga con Pasolini in quel film, ed è Medea poi Medea, la storia, esatto, sempre torniamo infatti, lì. Io quando ho visto il film ho fatto: oddio, Medea, Cassandra, c'era, cioè non era ancora uscito il libro, però io avevo visto il film quando l'avevo già consegnato, quando mi ha colpito. Però lei ha detto: non siamo un effetto di moda, non siamo una cosa passeggera, quindi diciamo che le persone di altra origine, che siano nate qui, che vengono da un altrove, scelgono di scrivere in italiano, sono parte strutturale di questo paese e quindi anche dell'editoria di questo paese, direi. E quindi da questo punto di vista tu dici: in questi 20-30 anni c'è stato un cambiamento profondo e sostanzialmente irreversibile nell'atteggiamento del mondo della cultura italiana. Sì, adesso noto che c'è
più, cioè si considera di più letteratura, mentre all'inizio quando cominciavamo a scrivere tutti ci dicevano ma stanno facendo testimonianza, e non era così, era scrittura, era stile, era ricerca linguistica, e devo dire che adesso è più semplice, anche perché forse c'è stata una pedagogia che è venuta dall'Europa, quindi le varie Bernardine Evaristo, le varie Teddy Smith hanno comunque aperto anche un approccio diverso, una mentalità diversa anche qui in Italia. Serena, in teatro è successo un percorso simile a quello che c'è stato in letteratura o no, secondo te? No. Che domanda. Che... no, non mi sembra, no. No. Rispetto a un interesse... La moda del fatto delle donne, di quello che la donna può portare, forse c'è sempre, cioè, anzi io direi c'è sempre la moda della donna che può portare, e non la durata e la stanzialità della donna. Se pensi quante donne dirigono istituzioni, grandi istituzioni teatrali in Italia, praticamente zero. E pubbliche dico zero, quindi. Beh, tu e Lella Costa siete un'eccezione in qualche modo. Sì, anche se non è propriamente pubblica, è privata. Sì, sì, però di fatto è un teatro importante nel centro di Milano che ha come direttore artistico o direttrice artistica Serena Sinigaglia e Lella Costa, sì. L'ha detto. Sì, sì, infatti è abbastanza eccezionale, non dovrebbe chiaramente essere così, idem nel mestiere della regia, non c'è paragone sul numero di uomini rispetto a quello delle donne, però io conosco tantissime ragazze giovani veramente in gamba, promettenti, anche lì il mestiere del teatro in fondo anche come per certi versi la letteratura, il concetto della bottega, il concetto di dare la possibilità di fare, perché tantissimo impari facendo, e anche paradossalmente la possibilità, se fosse un po' più agile pubblicare, ti confronti con il mercato, negli spettacoli è così, io penso di aver imparato teatro solo facendo. E quindi forse la cosa dove ho dovuto aver coraggio è stata, e penso che ahimè devo continuare ad averlo, conquistarmi lo spazio per poterlo fare. E accanto alla questione femminile c'è anche la questione di artisti e artiste con un background migratorio. Lì il teatro come si muove? Ma anche su questo, Oliviero, secondo me siamo indietrissimo. Io amerei ad avere una compagnia assolutamente internazionale, con l'apporto di tutte le culture, come in Francia già accade, come in Germania già accade. Mentre, per fare un esempio, se devi cercare un attore di origine cinese che magari può prendere parte di tutta la letteratura americana che adesso la Cina la racconta, la Cina è immigrata naturalmente, ne uno, cioè uno, il quale è lo conosciamo tutti, il quale è poraccio, nel senso, è pieno così di lavoro. Quindi quello che stai dicendo è ragazzi e ragazze cinesi, svegliatevi perché c'è un sacco di lavoro da fare. Java? Però ogni tanto ci sono dei buoni tentativi. Io so di questo tentativo del Teatro Astra di Vicenza, che stanno portando un'opera di August Wilson, e quindi afroamericano, però con attori afro-italiani. Quindi in qualche cosa ogni tanto c'è, però è vero, c'è molto. Il teatro secondo me è molto complicato per una persona di origine migrante, ma perché c'è anche un problema secondo me di classe, no? Sociale, e io lo penso sempre questo, perché c'è anche la scrittura, c'è bisogno di entrare dentro alcuni ambienti, e se non lo fai tramite, che ne so, la scuola all'inizio, tramite alcune appunto botteghe tra virgolette, forse per alcuni ragazzi è proprio difficile, cioè è proprio entrare, perché non è soltanto l'altro origine, sì. È proprio, mentre ai miei tempi era molto più semplice pubblicare perché eravamo tutti insieme, c'erano tantissime piccole case editrici e c'erano tantissimi premi letterari
e quindi per noi, per la mia generazione, è stato più semplice. Oggi lo vedo un po' più complesso. Ma forse per questo dico che dovrebbe essere un piano culturale, esatto, proprio a monte, quindi nelle scuole creare dei ponti, no? Facilitare l'accesso. Sarebbe bello avere appunto un parterre di attori vario, come vario il mondo e l'Italia oggi. Fa un po' strano veramente che sono tutti comunque di natura, cioè sono italiani, non trovi varietà, a parte le encomiabili iniziative, che però sono iniziative appunto che portano un progetto specifico, mentre io parlo proprio di avere attori professionisti. Esatto. Sì, avere dei percorsi di formazione che portano anche appunto alla che professionalizzazione. Che dalla scuola deve partire, perché sennò non arrivano al piccolo o allo stabile di Torino. Perché in generale in teatro vale ancora molto il discorso dello steccato teatro sociale, no? Per cui le persone che hanno un background di migrazione spesso vengono fanno all'interno delle compagnie, ma lo dico perché anche come teatro dell'Argine abbiamo sempre favorito l'ingresso di giovani con questo background, che hanno un background migratorio, quindi in realtà che arrivano da situazioni da altri paesi e quindi non hanno la storia che hai Giava, quindi nati qua e però c'è sempre questa idea un po' di solidarietà, insomma, che si gioca il teatro. Sì, o che il teatro viene utilizzato, esatto, proprio, sì, come strumento di inclusione, chiamiamola come vogliamo. E l'altro aspetto, e questo è vero quello che dicevate, che ci sono tutta una serie di progetti interessanti. Uno è nato sostanzialmente anche qui, perché Cantieri Meticci è diciamo uno spin-off del Teatro dell'Argine. A Milano ci sono diverse realtà che lavorano in quella direzione, ma altra cosa è che tutto questo venga in qualche modo assimilato e digerito dal teatro, quello con la T grande, e lì ce ne manca ancora, secondo me. Posso citare il pezzo che avevi scritto tu qualche anno fa per A Teatro, perché noi abbiamo cominciato a porci questo problema. Credo che pezzo del 2015, e in 8 anni la situazione è rimasta pressoché invariata, purtroppo, nell'ambito del teatro. Ieri ci stavamo proprio studiando la puntata, ci stavamo domandando come mai questa situazione è invariata. Ci sono dei piccoli progetti, come ad esempio Performing Italy, che non nascono tra l'altro in Italia, a cui Oliviero ha preso parte, promosso dall'Università del Kent, grazie a Margherita Laira, che vengono in Italia ad analizzare quella che è la situazione. Vuoi raccontarlo, Oliviero? Cosa avete combinato? Ma lì abbiamo fatto due serie e chi l'ha prodotto è l'Istituto Italiano di Cultura di Londra, quindi nasce evidentemente in un contesto culturale che su queste tematiche ha già riflettuto da tantissimo tempo, ed è un'idea sostanzialmente banale, ma che in Italia evidentemente non era venuta in mente a nessuno, e cioè andare a fare dei videoritratti di artisti e artiste italiani ma con origini che lavorano in ambito teatrale. Abbiamo fatto una prima serie di 7 videoritratti dove c'era anche Xi Yangxi, per esempio, e poi il progetto ha funzionato, ne abbiamo fatta un'altra, quindi sono 14 videoritratti artiste che arrivano da vari paesi del mondo, e l'obiettivo era quello intanto di far vedere che esiste questa realtà e che ci sono degli artisti che lavorano in questo ambito, e in secondo luogo l'altro aspetto per me interessante è far capire a un ragazzo che ha 15, 16, 17 anni che forse quella può essere una strada, che puoi decidere che quello è una delle cose che vuoi fare, che puoi fare. E tra nell'ultima serie c'era per esempio Alberto Malanchino che fa anche televisione, ma c'erano anche altri attori, attrici, registi e registe che lavorano regolarmente in teatro. Però, ripeto, siamo ancora a fare i primi passi in questa direzione. Cioè, nel momento in cui ci si pone il problema in questi termini, vuol dire che il problema non l'abbiamo ancora nemmeno affrontato, probabilmente. Siamo ancora nell'ambito dell'eccezione, effettivamente, o del sottolineare la presenza. Guardate che abbiamo anche stiamo lavorando con, sempre sottolineando quello che diceva anche Nicola, dell'aiuto sociale, col rischio di etichettature di questo tipo.
Ma forse le cose in realtà credo che stiano cambiando o possano cambiare anche a breve, perché c'è stato un momento in cui questa cosa era molto cercata anche dal teatro, perché appunto, come diceva Oliviero, il teatro è anche sempre un luogo di socializzazione, quindi in qualche modo il teatro sentiva di fare la sua parte. Mi sembra che adesso anche quell'emergenza in qualche modo sia un po' terminata e quindi forse si va verso una strada diversa, quello che insomma auspicava di Java. Ci vorrà del tempo, perché appunto siamo ancora ai primi passi, però probabilmente ci stiamo avviando a quello. Giulia, chiacchierando, che ora abbiamo fatto? È passata già un'ora dall'inizio della puntata. Mattia Visani, hai aggiunto roba in catalogo durante quest'ora? Stai pensando a nuovi progetti? Assolutamente sì, anzi ci tengo a ricordare che Giamba ha scritto una bellissima prefazione, ha un bellissimo testo che abbiamo in catalogo, che si chiama Acqua di Colonia, di Timpano Frosini, che riflette proprio sui temi della colonizzazione. Per quello spettacolo tu hai fatto anche la consulente. Consulenza storica. Devo dire che mi sono divertita molto perché Daniela Timpano e Elvira Frosini sono favolose e io poi ho capito che tanto della mia scrittura deve a loro, cioè dal fatto di aver visto tanto del loro teatro e delle loro prove, delle loro riflessioni e quindi c'è stato uno scambio reciproco alla fine, no? E io sapevo tantissime cose sul colonialismo e effettivamente però loro le hanno ritrasformate e soprattutto gli hanno dato quell'ironia, quella forza. E devo dire che col pubblico funziona tantissimo questo spettacolo perché la gente si fa tante domande. Poi posso aggiungere una cosa velocissima. Secondo me il teatro si deve porre anche il problema non soltanto degli attori, delle attrici, dei registi, ma anche del pubblico. Questo è un punto che mi chiedo anch'io, no, spesso, perché quanto far leggere i miei libri all'estero è più semplice. Quando viene tradotto hai un pubblico molto più vario. In Italia invece devi veramente costruire un lettorato, quindi al teatro un pubblico che abbia vari background. Questo è un lavoro da fare molto grande, che dovremmo fare insieme, secondo me. Sì, questo riguarda secondo me molto sia l'editoria per lo spettacolo che il teatro tout court, perché ci si rivolge sempre a uno spettatore ideale e non uno spettatore concreto come parte di una comunità multipla. E questo è sbagliato sia dal punto di vista culturale che dal punto di vista commerciale, secondo me. Sì, io posso aggiungere una cosa. Una delle personalità che abbiamo intervistato per Performing Italy è Nalini, che è una drammaturga di origine mauriziana, e lei a un certo punto dice: io quando vado a teatro mi sento come una mosca in un bicchiere di latte. C'ha ragione. E l'altro tema è, perché poi dopo diventa più complesso, l'altro tema è che tu non vedi rappresentate le tue storie e la tua situazione in teatro. Perché succede questo? Perché poi chi decide che cosa fare in teatro sono persone che hanno una storia, una cultura, degli interessi totalmente diversi, e quindi è molto improbabile che arrivino sulla scena degli spettacoli che possono interessare persone di questo genere. Quindi in realtà il problema è trovare gli attori, le attrici, i registi, le registe, ma anche i programmatori che a questi temi sono sensibili e sanno di che cosa sta parlando. Nell'editoria evidentemente un po' di più succede, in teatro è molto molto faticoso e abbiamo visto anche in questi ultimi anni tutta una serie di vicende imbarazzanti di scarsa sensibilità da parte di registi e di organizzazioni culturali a tutti questi temi. Direi che di domande ne avremo ancora tantissime. Oggi pomeriggio ne faccio delle altre. Esattamente. Io. Cosa mi succede oggi pomeriggio, Nicole? Cosa succede a queste due signore? Allora, queste due signore si ritrovano alle 16.30 all'ITC Teatro a parlare di teatro e conflitto. Oliviero porrà loro delle domande con delle classi che hanno visto lo spettacolo, delle classi di ragazzi e ragazze di scuola superiore che stanno insomma nel territorio San Lazzarese, che hanno visto ieri sera lo spettacolo, erano i ragazzi di cui poi parlava prima Arianna,
Quindi ci sarà Oliviero che porrà delle domande, ma ci saranno anche i ragazzi che porranno delle domande. Quindi e ci sarà anche Arianna Scommegna che ha un giocatore. Io non ho capito se Arianna deve fare delle domande. Io sono rispettato. Vediamo perché sono prezzemolo, non la mosca, sono prezzemolo. Però abbiamo capito che è molto contenta dello spettacolo. Sì, vabbè, le fai fare, le fai fare il Teseo, cosa vuoi di più della vita? Fa poco, ma tu, fa poco. Non so se hai visto quell'attrice Arianna Scommegna. Sì, l'ho conosciuta. Giulia, quindi io ringrazio. Non abbiamo detto cosa abbiamo fatto questa settimana, ma lo diremo prima o poi. Vuoi dire cosa hai fatto questa settimana? No, basta, siamo già fuori. Ci servirebbe un'altra puntata. Siamo già fuori tempo massimo. Abbiamo visto il Suddici ieri sera e ho anche il segnalibro. Esatto. Wow, che bello! Dopo anch'io! Questa è una cosa che dell'Argine Fed è meravigliosa. Di ogni spettacolo il segnalibro io li sto collezionando tutti. Allora, io ringrazio le nostre ospiti. Ah, no, dobbiamo dire che domani sera che cosa succede a Milano dalle 5 alle... scusate, no, devo fare un po' di autopromozione. Presentiamo il libro nuovo che è sulle politiche culturali per lo spettacolo dal vivo tra Stato e Regioni, dalle 17 sia in Bolzano 29 in presenza per chi può venire a Milano o in diretta streaming, e racconteremo questa grande ricerca che è stata fatta da Teatro negli anni scorsi sulle leggi dello Stato e soprattutto sulle leggi regionali, con un'analisi comparata delle leggi, e domani racconteremo anche tutto il dossier online che abbiamo preparato e che offre uno strumento di orientamento importante. Vi ricordo che è in corso una grande discussione su come devono essere equilibrati i rapporti tra Stato e Regione, non solo in ambito culturale, e questo è un pezzettino di informazioni su una discussione politica che andrà avanti molto probabilmente per i prossimi mesi, anni, eccetera, eccetera, eccetera. Per chi viene in presenza domani alle 7 c'è anche l'aperitivo, quindi io consiglio di venire in presenza, poi fate voi. Fai vedere il libro. Esatto, allora io ringrazio le nostre ospiti, Giad Bascego. L'ultimo libro è Cassandra Mogadiscio, Bonpiani, facciamo vedere. Si vede. Hai delle presentazioni in programma? Sì, una presentazione il 28 di febbraio alla Casa delle Letterature di Roma e poi il 1 marzo a Prato a Centro Pecci. Centro Pecci. Sì, Centro Pecci. Quindi o a Roma o a Prato, consiglio di fare un salto a salutare già. A Milano vieni a presentare. A Milano sono già stato, però verrò di nuovo, verrò sicuramente di nuovo. Poi ringrazio Serena Sinigaglia e Arianna Scomella che è qui a fianco a me, quindi salto intanto i due maschietti. Prossime date delle Supplici? Riprendiamo a giugno, adesso la prima fase è, riprendiamo a giugno, andiamo a Stoccarda al festival e poi abbiamo alcune date estive e poi riprende la tournée il prossimo anno, febbraio-marzo. Proviamo a farlo durare. Cerchiamo di farlo durare. Poi ringrazio Nicola Bonazzi per averci ospitato. Hai date prossime, cose da raccontarci? No, è troppo lunga, per cui non vi tedio, ma posso io, a nome di tutto il Teatro Argine, ringraziare Giulia Alonso e Oliviero Conte di Pino, perché avervi avuto qua è stata una meraviglia. Cioè, vuol dire che non ci vuoi più? No, io devo tornare, anzi, era fine, ma io devo tornare, cioè mi avete precettato anche per il 19 di marzo. Niente, non sappiamo accettare i ringraziamenti, Nicola, è inutile. Ma precettarli anche per gli anni successivi, cioè quindi c'è una condanna. Questa, esatto, in realtà questo ringraziamento è un invito. E poi ringrazio Mattia Misani. Prossimi appuntamenti, prossime uscite. Prossima settimana. Non hai studiato. Einar Müller va bene. Va bene, ragazzi. Ci piace. Ci piace. Noi invece ci vediamo di nuovo con il caffè di Bolzano 29, domenica prossima alle 10.30 da Bolzano 29. Torniamo a casa. Grazie ancora a tutte e a tutti, grazie a chi ci ha ascoltato. Ovviamente se ci sono delle domande scriveteci sui nostri social. A domenica prossima.